Ma arriviamo al libro e quindi alla prima domanda che io farei direttamente a Elena Cia. Come nasce? Come nasce l'intenzione, la volontà e infine la determinazione di questo libro? Well, I came to the orchestra in 2006 when the Lebanon war made it impossible for several musicians in the orchestra to attend the workshop. And I came with a fascination of the project, but not knowing what it would be like spending several weeks with these musicians from such diverse places that were at war with each other. And over the course of the summer, I got to know some of the musicians, and it happened that I returned the following summer, and there was a small tour in between also in the winter. And it was the following summer, when the orchestra was in residence in Salzburg, that I watched a presentation. It was a discussion they were having with the audience in Salzburg. And there were about nine musicians on stage, all from different places, and each one introduced himself or herself and spoke a little bit about their experiences in the orchestra. And it was at that point that I saw that it was so important and so interesting to me, certainly, but I think also to the world, to understand what happens within this orchestra on a in the non-musical sense. Everybody can hear what happens in the musical sense, and the results of this orchestra's work together is, I think, miraculous on a musical level, regardless of their origins. But what happens behind the scenes and after the concerts and between the rehearsals, this is something that I think is immensely interesting, given the ethnic, political, and religious backgrounds of the members involved. For me, this experience with the orchestra was the first time I was able to put faces on the peoples of the Middle Eastern conflict. It was something entirely different from reading about it in the news and even seeing images on the television. And it also helped me understand the complexity of the problems involved, but also the richness of the cultures and the backgrounds of all these people. So I, as an outsider, could see how much all these people had in common with each other, and at the same time, how difficult it was for them to live with each other. And that kind of sorry. E dunque è stato nel 2006, quando è scoppiata la guerra fra Israele e Libano, la guerra contro gli Hezbollah, che mi si è offerta l'occasione per essere presente e fare parte della Levano Orchestra. Si è presentata, per così dire, presentato un posto libero. Ho frequentato dunque durante quell'estate, sapevo della meravigliosa esperienza musicale che avrei condotto, ma poi ho anche partecipato ad un tour durante l'inverno. Ed è stato a Salisburgo l'estate successiva, durante un evento, durante un concerto, seguito dalla presentazione dei musicisti, ciascuno dei quali ha narrato da dove provenisse perché avesse voluto fare parte della East Western Divan Orchestra, che io ho capito quali grandi esperienze si poteva svolgere in quella situazione. Mi sono resa conto quanto fosse importante e interessante rispetto a quello che succedeva nella Divan Orchestra, non a livello musicale, anche se devo dire in tutta onestà che nel senso musicale avviene davvero una cosa miracolosa quando suonano insieme. È però il dietro le scene, durante le prove, l'interesse principale che io ho visto. Sono riuscito così a capire come queste persone con
dei passati e delle culture, dei background etnici, politici e religiosi potessero incontrarsi e parlare. E per me quella è stata la prima volta in cui io ho potuto dare un volto al conflitto medio orientale. Ora la situazione mi appariva molto diversa da quanto non mi fosse apparsa prima durante i programmi della televisione, della radio, eccetera, eccetera. Finalmente riuscivo a capire la complessità dei problemi, ma anche la ricchezza delle diverse culture di tutte le persone che compongono la East Western Divan Orchestra. Una situazione di grande difficoltà e di grande fascino. So in the end it was the personalities that I wanted to portray the most, because an orchestra is a microcosm of society. There are all the same kinds of characters in this orchestra that there are in their respective societies and in the Middle East in general, and perhaps in all of humanity. So in this orchestra, like in the world, there are thinkers, there are dreamers, philosophers, there are complainers, there are Casanovas, we have every variety. And this is a richness of personalities and diverse characters that you don't hear when the orchestra performs. When the orchestra performs, it's a unit, and any dissonant voices are resolved in the music. In real life, it is often, unfortunately, the case that the dissonance is not so easy to resolve. But in my experience, the conflicts that people have with each other personally in the orchestra make it more important for them to make music with each other, because music doesn't say anything specific politically. It makes no specific statement about the Middle Eastern conflict. And that gives people, the space and the freedom to be more comfortable with the idea of confronting the other on a regular basis. Alla fine rimasi veramente affascinata dalle varie personalità, da questa grande gamma di persone che facevano parte dell'orchestra, perché l'orchestra rappresenta un microcosmo della società, e qui all'interno dell'orchestra, così come avviene all'interno del mondo, ci sono i pensatori, i sognatori, i filosofi, i Casanova, quelli che borbottano sempre, c'è una varietà di caratteri esattamente come avviene nella vita reale. Però qui non si sentivano le differenze, perché quando si esegue una musica, un'orchestra è un tutt'uno di armonia e di unità. Nella vita vera invece le cose non sono così semplici, la situazione è molto difficile. Ci sono dei conflitti di carattere personale e pertanto è molto importante che ci sia un luogo come la musica in cui questi conflitti possono non sorgere, perché quando si esegue non si fanno delle constatazioni o delle dichiarazioni sul Medio Oriente, su questo e su quello, e quindi riesce anche più facile comporre le diversità.